Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni, al capitolo 3, dal versetto 16 e seguenti, leggiamo: Se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Il Vangelo ci parla del dialogo tra Gesù e Nicodemo. Gesù, all'esperto della religione ebraica, fa cogliere la novità che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito e dice: Se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. E questa nuova nascita è quella battesimale, che avviene per opera di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è uno ed è trino nelle persone, è comunione di persone, relazione e amore nel dono infinito e reciproco. La nostra mente non può penetrare questo mistero, può soltanto accoglierlo e mettersi in adorazione. Sant'Angela da Foligno, in uno scritto, ci fa capire come davanti al mistero di Dio dobbiamo fermarci. Quanto più si sperimenta Dio, tanto meno se ne può parlare. Più si tocca l'infinito e l'indicibile, tanto meno se ne può parlare. Come a far capire che chi parla e scrive troppo e troppo facilmente di Dio dimostra di avere scarsa familiarità con Lui. La celebrazione della solennità della Santissima Trinità deve portarci a ispirarci alla vita di relazione che c'è tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Portare nei nostri gesti, nelle nostre scelte, nei nostri atteggiamenti e sentimenti quelli di Dio, Padre che ama l'umanità sempre e comunque, di Dio Figlio che obbedisce e porta a compimento il disegno di salvezza che il Padre gli ha consegnato, di Dio Spirito Santo che anima instancabilmente la vita della Chiesa pellegrina nel tempo e dona la vivacità e la novità del suo amore come riflesso ed emanazione dell'unico e indiviso amore di Dio. Tutti dobbiamo dissetarci a questa sorgente di acqua purissima. Dio non è tanto da capire con la mente, quanto da vivere con l'accoglienza e la testimonianza. Farlo vivere in noi in comunione di amore. La Santissima Trinità è Dio in noi e noi in Lui. Dio assolutamente unico che vive per generare e amare. Che tutta la nostra vita sia un inno di lode alla Santissima Trinità. Auguro a tutti una buona e serena giornata nella pace del Signore.